incontro casuale. Abbiamo incontrato casualmente Alessandro Scorsone e quindi come tutti non e due fare? Voi in TV, eccoci, cioè, no, e lui il suo biglietto di visivo. A chi devo chiedere l'autografo? Oggi sono allora, imbarazzo. No, cominciamo, se vuoi firmiamo. Scorsone che è qui, come si fa a non fargli fare una degustazione precisa, comparata di tutti i prodotti della Terre Mor- Tutte 22. Tutte 22, non ce la potremmo facciamo. Iniziare e quando finiamo? No, allora interessante era darci un'idea, visto che tu comunque porti in giro un po' la filosofia di Terra Moretti. Cosa ti piace di questa azienda? E se dovessi dire cosa mi piace di questa azienda, dovrei, diciamo, prendere un po' troppo tempo. No. E direi che tutto sommato quello che mi piace è la loro grande accoglienza e che forse è la grande chiave di lettura di questi grandi vini. Ti accolgono e tu sei sempre in casa tua, degusti e ogni terra ti racconta un suo patrimonio gustativo. Ricordiamo, Terra Moretti, quindi abbiamo Franciacorta, Contadi Castaldi e Bella Vista. E poi abbiamo la Toscana con Petra e poi la Badiola. Bravissimo. Quindi siamo tutto preparato. Sono preparato. Qui Alessandro ci deve svelare un segreto che tutto il mondo ci chiede. No, diciamolo, dai Andrea, lo sai anche te, tutte le volte me lo dici. Come fa a tenere una piega perfetta del capello? Esatto. Questo ce lo deve svelare, perché oramai noi siamo qui che tutto il mondo chiede questa perfetta. Bevo solo Terra Moretti. Due gocce, signori, di Gran Cuvée cuvettiere la riga. Quale azienda dovrebbe avere un brand ambassador come lui? È incredibile.